Ciao ragazze, benvenute al primo video di una serie di tutorial in cui voglio mostrarvi il funzionamento e le caratteristiche della macchina che mi vedete sempre utilizzare nei miei tutorial, ovvero la Topaz 50 della Jules Barnaviti, che potete trovare da Safarà. In questo video voglio mostrarvi cosa vi arriva una volta che avete acquistato la vostra Topaz 50, perché ci sono tantissimi accessori che mi fa piacere spiegarvi. Come prima cosa mi arriverà ovviamente la macchina da cucire, della quale vi parlerò nei prossimi video. Una volta eliminato il box accessori, potrete lavorare anche a braccio libero, mentre all'interno abbiamo un porta piedini e un porta bobine estraibili. Ovviamente vi arriverà anche l'unità di ricamo, ma la cosa più importante che troverete è il libretto di istruzioni, che è davvero dettagliato e con il quale vi troverete davvero benissimo, e l'altro libretto che vi spiega nel dettaglio ogni ricamo che è presente in macchina. Questo è il telaio 120x120 e un altro telaio 360x200, pezzi di stoffa e stabilizzatore per il ricamo, aghi Jules Barnaviti, un panno in microfibra, la pennetta stilo con la quale potete toccare il touchscreen della vostra macchina, retini, dischetti in feltro, blocca spole, delle bobine originali Jules Barnaviti che servono esclusivamente per la macchina di questa marca, forbicine da ricamo, la pennetta USB, la penna pictogram, fermi del telaio. Troverete inoltre il tagliasole, sempre bellissimo, un pennello, il cacciavite che vi servirà per montare e smontare l'ago, alcune bobine già caricate, una piastrina elevatrice e una serie utilissima di piedini. Il piedino sensore per asole in un unico passaggio, il piedino per cerniere lampo, il piedino per asole, il piedino per orlo invisibile, il piedino per margini, il piedino antiaderente, un piedino per punti decorativi e il piedino per ricamare. Questi sono tutti gli accessori, ragazzi, che vi arriveranno appunto insieme alla macchina, e ovviamente vi arriverà anche il proteggi macchina rigido, che vi permetterà anche di non sporcarle e di non farle prendere polvere. Nel prossimo video invece, ragazze, vi spiegherò come partire con la macchina, quindi veramente l'accensione e come infilarla per poter partire insieme con il ricamo e il cucito. Quindi ciao e al prossimo video tutorial.